Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gallo, sono episodio della nostra partita con Venezia, la Repubblica della Pace e del Bene e dei Soldi su Europa Universalis 4. Chiaramente siamo nella guerra per lo smantellamento del Sacro Romano Impero, quindi ci mancano ancora tre capitali, possiamo mandarli a quel paese. Siamo nel 1592 e entro il 1500... quando finisce la guerra l'abbiamo fatto. Purtroppo i cor stiriani andranno via fra 2 anni, quindi qua dovremo trovare un altro vassallo. L'Ungheria è troppo grande. Ci potrebbe essere la Transilvania come possibile vassallo, diciamo che non, permanente, che resta per sempre. L'alternativa sono loro che hanno un po' di reconquest, però vabbè, il problema è vassalizzare un essere così gigante. Quindi non saprei, dobbiamo trovare il modo, dobbiamo trovare un'alternativa. Quindi chiedo a voi nei commenti di darmi un'alternativa per un vassallo in questa zona, perché comunque un vassallo qua è interessante, anzi è molto importante averlo, perché dal punto di vista del commercio la debolezza che possiamo avere noi su un nodo per noi fondamentale che è Ragusa è dovuta solo a Genova, dove però quello che se ne va diciamo che non è un problema perché lo raccogliamo noi, e o se no Pest. Da Pest può andarsene dappertutto, quindi noi dobbiamo cercare di avere il controllo totale di Pest in maniera tale che sia sotto il nostro controllo e non ci siano diciamo altri pistolini che portano la merce verso nord. Se noi abbiamo il controllo di Pest c'è molto meno possibilità che qua ci sia del potere commerciale, quindi quello effettivamente è una delle cose che non ha funzionato, perché avrei voluto fare la guerra con l'Austria molto prima, però ho dovuto spingere di qua perché effettivamente abbiamo raddoppiato i nostri introiti, tant'è che abbiamo un botto di soldi e adesso li andiamo a spendere. Ma come sempre vi ricordo che potete lasciare un bel like per sostenere sia la serie che il canale, se ancora non lo avete fatto iscrivervi con la campanella, condividere il video con i vostri amici, se volete potete abbonarvi al livello tutto quello che per vedere i presenti. È il mio compito dire sta roba, non è che mi piace. Voi dovete ricordarvi però, perché se io non ve lo dico non li mettete i like, quindi sono costretto, io non volevo venirci, ma mi avete costretto voi. Allora intanto qua andiamo a fare recall e recall, così andiamo qua, facciamo send, poi send, e credo che, no, le Filippine c'è ancora il nord, send, cerchiamo di avere il controllo totale di Filippico. Così almeno abbiamo un mercante in più facile da aggiungere. Allora, quello che volevo dire poi è che dobbiamo vincere la guerra. Quindi, iniziamo a mandare via la gente che è in questa lista, che però non è un... non è, come si dice, non fa parte dei cattivi. Quindi qui andiamo a fare la pace con la Boemia, che chiaramente abbiamo il 99, non il 100, però accetta il 100. Io vado a chiedere questo, perché tanto i soldi poi li dovrei smezzare con i miei alleati. In questa guerra abbiamo il 50-60% circa di cose fatte da noi, quindi prenderemo il 60% dei soldi. Invece le war reps sono tutte mie, transfer 3 power e 3 steering, diciamo servono un po' poco, però considerando che fra 8 anni nasce il global trade, o di più, no, fra 8 anni. Dovrebbe essere fra 8 anni. Cioè posso controllarlo facilmente, adesso andiamo a vederlo chiaramente. Però nel 650 cos'è che istituzione c'è? Adesso abbiamo Global Trade. Ah, le manifatture nel 650. Ok, di già. Va bene, comunque con fuori la Boemia è tanta roba. Vediamo di fare la stessa roba con Bavaria. Così abbiamo anche tante truppe in meno, Tante truppe in meno, 99, tac tac tac, via, tregue lunghe e ci siamo tolti una bella fetta delle nazioni con cui siamo in guerra. Adesso andiamo dritti per dritti sulle capitali nemiche. Qua dopo che hai fatto questo, non ti mando a Costanza perché manderò probabilmente lui, con questo andiamo a tirar giù le capitali di Magonza e quant'altro. Ok, queste sono finite, infatti ho spostato in anticipo perché io sono previdente. Andiamo qui. E poi ci manca Treveri. Quindi là. Ok.
Qua diciamo che liberare questi vale la pena fino a un certo punto, perché tanto ora loro sono in guerra con i russi, quindi poi ci sono truppe loro, secondo me possiamo tipo eliminare qualche truppetta e tornare a casa e basta. Chi si è visto si è visto. Stettino sei completamente occupato. Ok, recall da Ulm. Questi sono i francesi. Ok, questo sono io. 20.000. No, ci abbiamo ancora modo di recuperare. Però andiamo su. Secondo me Treveri è accessibile. Infatti, andiamo su Treveri. Perché voglio smantellare l'impero, chiaramente. Venezia è presa. Chi è che c'è ancora qui dentro? Asburgo, Baden. Baden? Baden. Baden, Baden, Baden. Pa, pa, pa. Ok. Ah, i soldi. Ok, siamo pieni di soldi, quindi andiamo a fare questo ovunque. Poi, qua possiamo iniziare a farlo da qualche parte interessante, tipo dove produciamo i gloves. Fino a 20, ne arriviamo fino a 20. La Cesa, no. Trade, Ravenna. Sì, beh, siamo a Ravenna. Pavia, Novara, lì non credo ne valga la pena. Shipyard, per avere più navi. Ok, almeno Adriatico. In realtà qua in Sardegna è molto comodo averlo, quindi lo andiamo a mettere pure lì. Alessandria, gli mettiamo uno. Poi vediamo un po' di dock. Siena. Tessaglia, basta perché gli altri poco. Barracks, qua perché abbiamo fatto tanto sviluppo militare in questa zona, quindi ci sta. Anche Parma. Ok, 63 manifatture che servono a tutto e tutti. Allora, Lesbo, Torino, qua, queste isole qui. Negroponte. Facciamo la Lesbo. Ok. Ah, abbiamo finito i soldi. Perfetto. Perfetto. Allora, questo è fatto. Excellent. Stiamo andando qua, qua e qua. Quando siamo arrivati magari andiamo da qualche altra parte. Qua sta aumentando ma di poco. No, non siamo in America ancora e non ci andremo in realtà mai. Stettino, chi è che c'è in questa lista che possiamo mandare via? Allora, Frankfurt. Frankfurt? Ma Frankfurt non è occupato. Cioè, si vuole arrendere? Ok. Si vuole arrendere ma non è occupato. Hesse, Mainz, Münster, Palatinato, Nassau, Trent, Golzar. Ma tutti questi non sono occupati. Quindi per ora no. Ok, adesso arrivano i russi e stanno occupando la Lituania, però in realtà gli svedesi secondo me stravincono, quindi boh, torniamo a casa con questi. Finiamo di assediare Brandeburgo. Fra un po' possiamo fare 3 tech e li faremo, anche perché non conquisto tantissimo. Non siamo ancora arrivati. Conversione. Ok, Magonza è caduta. Benissimo. Allora, converti. Moca. Converti Moca. Ok, caduta la capitale del Palatinato. Andiamo sull'altro suo forte, tanto le capitali gliele sto prendendo tutte. Andiamo su questo. Manca Treveri, ragazzi. Manca solo Treveri. Possiamo eliminare il Sacro Romano Impero. Ah no, S. Allora andiamo su S. Non posso, devo prima passare da Francoforte. Questa è la Sassonia con cui non siamo in guerra. Ok, per fortuna. Fermo! Ok, non c'è il leader. Pigliamone su uno. Ok, buono. Molto forte.
molto forte. Io mi manca qualche esercito, l'ho perduto. Sarà rimasto da qualche parte, ok? Andiamo a liberarci i territori qua. Pace. Dai, dobbiamo assediare S. Excellent. Dobbiamo assediare S, solo che per andare a S dobbiamo passare da Francoforte. Quindi Francoforte ti becchi uno sfondamento. E poi Treveri, chiaramente, ma Treveri ha già iniziato l'assedio, ragazzi. Dai che manca poco e smantelliamo il Sacro Romano Impero. 100 di prestigio. E quindi spenderemo per andare a rendere lui felice, visto che è molto arrabbiato, perché l'ho convertito. Molto arrabbiato per la conversione, 21% qua. Comunque delle truppe ce ne hanno ancora tante, eh. Norimburgo possiamo far pace. Asburgo, Costanza. Costanza abbiamo fatto pace, possiamo far pace con Meningen appena cade. Menorca migliora le relazioni. Ma sì, perché no? È la nostra lega. Ok, l'Austria vuole far pace? No. Vabbè, chiaramente la guerra è durata, è da 6 anni che siamo in guerra, però ci sta che questa guerra duri un pochino di più. Fine dei conflitti interni per Ming. Ok. Sì, guardate che adesso stanno liberando pure tutto e vinceranno anche, sono arrivati pure gli inglesi. Tra l'altro l'Inghilterra non è United Kingdom. Loro sono lì in Francia, ma la Francia è super salda, cioè non ha... abbiamo salvati tutti i nostri alleati. Treveri è caduta. Eliminiamo le sue truppe. Oh, ma come ha fatto? Maledetti. Allora, ce la facciamo? Sì. Marciamo su S. Ora mi fa andare, quindi va bene. Siamo i controllori della curia. Oh! No, non è vero, mi sa che è il papa. È il papa. Il papuzzo è il controllore. E ha fatto una crociata contro Tiwi. Poveri Tiwi. Se ti pare che ci deve essere una crociata contro questi? La crociata australiana. Vabbè. Va bene, siamo finita, non abbiamo visto niente, questa cosa non è mai successa. Tutto a posto, dai che stiamo marciando su la capitale di S. Frankfurt è caduta, ok, Magonza, mandiamo fuori Frankfurt. Niente pillage capital, eh. Noi vogliamo le treghe molto lunghe con tutti, solo che purtroppo non le posso tenere con tutti come quella che terrò con l'Austria. Andiamo chiaramente a evitare che si riprendino la capitale. Bologna rompe gli Zebedei, potremmo attaccare Bologna. Vediamoci questo, ok, che è l'esploratore. Queste truppe ora non possono muoversi perché deve cadere Mainz. Perché non posso andare qua, scusa? Ah, c'è questo forte qui. Ok. Sfonda tutto! Dai! Manca solo S, possiamo distruggere il Sacro Romano Impero. Né sacro né romano! Cioè, comunque abbiamo prima menato il Papa e ho adesso menato l'Imperatore. Abbiamo convertito Aden, molto bene. Excellent. Piove. Ok. È un evento che non ci ha dato né un bonus né un malus. Volevamo solo sapere. Cioè, ci tenevano a dirci com'era il meteo. Noi. Aspettiamo. Aspettiamo. Mandiamo fuori lui. Perché teoricamente questo qua sale sempre meno se si buttano fuori quelli di questa lista. Questa cosa ve l'ho già detta e mi sembra che abbiamo scoperto che non era vero, ma io sono convinto che sia così, nonostante abbiamo verificato che non lo sia. Quindi, questo ricordo ancestrale non vuole andarsene nonostante sia stato dimostrato erroneo. 8 cardinali, ok. Colonia da... Nassau da truppa Colonia, che poi in realtà io non sono in guerra con Colonia, quindi chi se ne frega. Full occupiamo lui... Tu. Württemberg Aragona. Secondo me andiamo a farci questa guerra adesso. Finita la guerra che stiamo facendo, andiamo di qua.
Attenzione che stanno liberando gli Österreich. Ma le mie truppe che fine hanno fatto? Allora, fatemi controllare. Questa è qua. Benissimo. Allora, ora tu vai a Vienna. Vienna, ho detto. Vienna. Via. Poi, tu... sei qua. Tu sei qua. Tu sei qua. E basta. Poi ne abbiamo 15-15 che... che va bene lo stesso, ok. Buona notizia, costano meno le navi pesanti. S è completamente caduta. Andiamo su Berg. Ci sarebbe Münster, ma tanto penso che l'Austria accetterà ogni nostra proposta di pace. Appena cade S ci siamo, ragazzi, eh. Dai, dai, dai. Forza. Oh! Possiamo smantellare il Sacro Romano Impero. Bene, allora, ora andiamo a spendere questi punti qui. Quindi placa, 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 placa. E poi facciamo dismantel lo Skybutz. Boom. Ok, la fine del Sacro Romano Impero. Con la caduta di Vienna, l'arciduca Ernesto II ha accettato la sua sconfitta umiliante e ha dato per mano delle forze veneziane. Nell'anno 1594, una quello che una volta era il prestigioso arciducato ha segnato la sua abdicazione dal trono del Sacro Romano Impero e ha rilasciato tutti gli stati imperiali e ufficialmente la loro oath, quindi il loro... come si dice? Mi viene legacy in inglese, è un'altra parola. Oddio. Il loro retaggio, ok? E le loro obbligazioni con l'impero. Quindi tutti sono liberi. Il Sacro Romano Impero non è più nulla. E il grande doge Marco Delfino sarà per sempre ricordato come il suo distruttore. Sì. Ecco, la cosa che ho considerato male... ok, abbiamo 25 di Power Projection, però non è per sempre, purtroppo. Abbiamo 100 di Prestigio, che è perfetto. I 200 di Splendore sarebbe stato più intelligente per me aspettare 12 anni. Però non so quando finisce l'era. No, adesso. Cioè, fra... no, manca troppo tempo. Quindi, via... il Sacro Romano Impero non c'è più, quindi ora conquistare territori qua chiaramente costa molto molto meno, quindi ci prenderemo Trento e teoricamente questo vuol dire che questa lista è già più corta solo per quello che abbiamo appena fatto. Quindi da questo punto di vista sono molto felice. Il Sacro Romano Impero non c'è più. Boom, questa è la mappa del Sacro Romano Impero, ma chiaramente non c'è più. Quindi significa che adesso qui tutti questi staterelli del cacchio verranno distrutti perché non sono più governati dall'imperatore. E noi abbiamo fatto il primo tassello per andare a distruggere l'Austria. Quindi siamo ricordati come il distruttore. E questa cosa già mi rende molto molto orgoglioso. Qua siamo vicini al cap, siamo ad aprile. Probabilmente faremo qualche click sul dev. Ok, potremmo fare la pace effettivamente adesso perché abbiamo War Exhaustion che è sopra il 5 e non mi piace. Non mi piace. Quindi sarebbe questo. Ora, posso fare delle pace separate? Quello che io voglio fare con te, però, è farti rilasciare. No, release nation. Posso farti rilasciare la Stiria, onestamente. Magari la vassalizziamo. Credo che la Stiria sia troppo grossa. Però, secondo me, si può fare. Almeno i core resistono. Ci costa 50 punti e va bene. Poi, questo no. Tirolo, io vorrei anche farti rilasciare sta roba. Ridai San Gallone alla Svizzera. E l'ideale sarebbe che tu perdessi queste. Forse è meglio Wittenburg che è più lontano. Perché qua diciamo è più vicino a me, riesco a intervenire più facilmente. Quindi questa è la pace che facciamo con l'Austria. Conquistiamo questo, rilasciamo la Stiria. E questo qua torna a Wittenburg. Ci costa 59 punti, quindi andiamo anche a risolvere il problema di surplus di punti. Poi possiamo farti togliere questo per un ulteriore +1 di prestigio. O
prenderci dei soldi per mandarti ancora più in difficoltà. Quindi questa è la patch che andiamo a fare con te. A questo punto io faccio però un po' di patch separate, perché non capisco perché non dovrei. Ci andiamo a prendere. In realtà altre power in queste zone ci serve davvero a niente, come le altre patch che ho fatto, non è che... Però potremmo Release Nation. Cioè, cose che costano punti diplomatici non mi va tanto di farle, a dire la verità. E non abbiamo bisogno di prestigio. Forse questa è la cosa. Cioè, sì, oddio. Facciamo così. Al posto di Transfer Trade Power, ci pigliamo i soldi. Così ci guadagniamo leggermente in più, dai. Allora, te ne vai. Tu sei alleato di chi? Brunswick, Trento che non esiste più, e Ungheria. Ma alla fine tanto siete tutte delle pippe nei miei confronti, quindi non me ne frega niente di niente. Ok, poi con chi è che siamo in guerra ancora? Con l'universo. Potremmo anche far pace separata con Trento, ma in realtà così paghiamo meno punti diplo. Quindi questa cosa ce la teniamo unita. E chi è che c'è in questa lista? Allora, Treveri, Magonza, intanto sono tutti. Bavaria, Tartaruga, meno 75, e Tlemcen e Aden. Tartaruga, dai. Allora, Improve Relation. Con te c'è già la stellina e Aden. Improve. Però mi sa che Aden siamo già belli alti. 85, vabbè, facciamolo con questi. Tanto devo fare una pace alla volta, non posso farne più di tot. Asburgo invece è nodo di Vienna, quindi qua serve assolutamente prendersi questi. Boom boom boom. Cioè, nel senso, dove abbiamo più vantaggio nel sud è questo. Ok, poi siamo in guerra ancora. Cioè, guardiamo quelli occupati, perché quelli non occupati non ho war score. Palatinato. Palatinato, facciamo questo e soldi, ma non ne hai tanti te, quindi forse è meglio che il tuo mi dai 3 power, via. L'impero cattolico è stato perduto, pazienza, cioè diciamo che quello non era un brutto modificatore. Te la capitale comunque c'è, non posso fare al 100%. Potremmo continuare la guerra per finirla su di te. C'è dentro ancora gente. Treveri, Nassau secondo me non ha occupato niente. Esatto. Nassau, chi è che non ha occupato nulla? Nassau, Muster. Tu sei occupato? Golsar no. Questa è Austria, cazzarola. È brutta, perché... Magdeburg. Ok, possiamo cercare di ridarti queste in altre guerre, perché una delle nostre missioni distruggi l'Austria. Per questo dico che è brutta. Allora, qua chiaramente non abbiamo il 100% con questi, quindi facciamo... quello che possono, via. Qua solo 36 War Reps, ma questo già lo accetti. Allora facciamo così. Sai che il 40 è il massimo che mi dà Treveri. Va bene. Chi è rimasto? Fai fuori delle truppe? Non si può. Torna a casa. Comunque sei tornata a casa. Queste sono bloccate per sempre lì. Non posso mai più muoverne nella vita. Allora, perché se mi guardo con Nassau. Non vedo più niente di occupato, quindi credo che non posso fare più pace separate. Se non pace bianche, a questo punto direi che è il momento. È giunto il momento. Facciamo questa pace qua. Stiria, che tra l'altro ragazzi, cioè sto davvero rischiando, perché qua novembre, quindi pochi mesi e non potevo più lasciare la Stiria. E invece l'abbiamo fatta. Boom. Ok. Stiria. Allora, io penso che purtroppo la Stiria... No, si vuole far vassallizzare. Ce l'avevo fatta! Non ci speravo, proprio zero. Però ho troppi vassalli.
Allora, Napoli. Napoli bisogna annetterlo. Marocco resterà per sempre. Provenza deve ancora crescere di fatto. Bisogna annettere gli ottomani. Tanto andiamo a fare una bella roba. Tu sei in guerra? No. 2 giorni. No, la Britannia ha circonnavigato. Vabbè, ci sta. Return Provinces e ci andiamo a prendere Aix. Bella, che è il centro dei trade più importante nella zona. Ora mi sa che questo io non lo posso fare per un po'. Non so neanche quanti favori mi sia costato. Vediamo un po', 28 giugno. Credo che ci sia un cooldown. Ehi, non so cosa dirvi ragazzi, cioè, stiamo spolpando la Francia. Magari annetto la Provenza. Scusa, eh. No, ok, servono i favori. Allora mettiamo uno a fare. Allora, dobbiamo fare due cose. Prima 72, già è sceso di brutto. Border Friction, Heretic Religion. Ok, non accetta più, ma possiamo farcela. Not Same Religion, Monster Republic meno 10. Perché sì. Però si può provarci. Si può provarci. Torna a casa da Aden, che non mi frega chiaramente niente. Eppure quello, via. Qua ho bisogno di te. Allora, in realtà, scusate, io ora ho una garanzia, ma che non. Sei garantito da me. Ma credo che questa garanzia non conti come slot diplomatico. Facciamo improve relation massimo con te, intanto. E da te invece facciamo carry favor. Perché una volta che ho preso questi due, la Provenza ce la possiamo annettere, dai. Quindi è il primo che facciamo saltare per la Stiria. Perché Napoli ho troppa roba da fare prendere. Quindi è così. Quindi carry favor con la Francia fino alla fine. Fino alla fine? Ok. Corol. Sì ragazzi, dai, questi qua sono dei confini bellissimi. Cioè, secondo me questo è davvero un bel confine. Potremmo. Cioè, il problema è davvero che il Tirolo ha una bruttissima forma. Cioè, dovrei conquistarlo, però mi dà davvero fastidio. Il punto è che non posso non prendere Trento, per ovvie ragioni. E qua addirittura c'è l'oro. Quindi fino a qua potremmo. Cioè, fino a qua ci starebbe quasi. Non sarebbe neanche brutto, ma questo diventa davvero bruttissimo. Cioè, mi dà fastidio. Vorrei capire una cosa. Attenzione. Se io schiaccio questo tasto e poi perdo la provincia, che cosa succede? No, davvero non lo so. Perché se io schiaccio questo tasto e poi perdo la provincia, alla fine non me ne. Cioè, è vero che non ho la prosperity. Perché se non ho il 100. Vabbè, andiamo tipo qui. No, la guadagni lo stesso. Non averla completa non si guadagna semplicemente questo. E credo che non si possa fare questo se non le posseggo tutte. Però basta fare anche poco def, tanto è montagna, quindi ci sta. Allora, sarebbe da capire cosa succede. Qua in realtà il test lo posso fare abbastanza rapidamente con il console command. Cioè, non in questa partita perché è Iron Man, chiaramente. Però se faccio scuola grande e poi perdo una provincia, se mi rimane scuola grande. Perché allora potremmo conquistare questa tutta, fare scuola grande e poi regalare via questo. E tenere fino alla miniera d'oro. E questa parte qua la diamo tutta alla Stiria. Meno 88. Tyranny's Republic continua a scendere. Oh, nel caso la vassalizziamo con un casus belli, perché tanto non credo abbia abbastanza dev, però guardate che bel colore. L'unico problema è che credo che abbia la religione sbagliata e sta pure convertendo la sua capitale. Quindi qua sì. Va bene. Signori, siamo a mezz'ora, l'episodio di oggi può anche essere leggermente più corto. Ma direi che abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi. E
Quindi abbiamo smantellato il Sacro Romano Impero, adesso chiaramente la Russia verrà distrutta, non so perché ha dichiarato questa guerra, ma vabbè. A noi va bene lo stesso, qua abbiamo 25 che però temo non sia permanente, però scende di 0,5 all'anno perlomeno, quindi questa cosa ci aiuta a tenere la power projection alta. Possiamo intervenire in guerra, purtroppo non dalla parte dei nostri alleati, cioè join war, ma da che parte? Vabbè, non voglio farlo. Possiamo migliorare Mantova e basta, non ci interessa. Possiamo fare Sightsland, direi di sì. E una bella dieta. Allora, il clero Como vuole che a Como ci sia... che Como sia cattolico. Posso convertire Como? Sì, cioè appena ho il missionario libero, sì. E questa cosa mi dà pure l'inquisitore, che costa meno, non è per niente una cattiva cosa. Poi loro mi darebbero 50 punti per avere la Svizzera, per aver conquistato Valtette. No, cioè la guerra alla Svezia non mi va di farla, onestamente, anche perché sono alleati. Oh, un trading post in India. Allora, considerate che Vajanegar spero esista ancora. Esiste ancora. Però andiamo a fare certamente questa qua del clero. E devo ricordarmi di convertire Como. Quindi adesso andiamo a fare questo. Qua cerchiamo di migliorare le relazioni. L'alleanza si può fare. E sicuramente riesco ad arrivare a un valore alto. Però il problema possono essere gli altri negativi qui, per vassalizzarla diplomaticamente. Ci proviamo, vediamo come va. Spero che l'episodio vi sia piaciuto. Se è così, sapete cosa fare. Ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. E il Sacro Romano Impero si è piegato alla Repubblica di Venezia. GG a tutti.